Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vado a parlarvi, vado a mostrarvi la borsa cambio di Niccolò, quindi come mi sono organizzata appunto con la sua borsa cambio. È un video che mi avete richiesto in tante, ma soprattutto sono stata taggata dalla bellissima Annalisa del canale Bottom d'Oro, quindi vi lascio sotto nel box informazioni il suo canale così che possiate andare a vedere anche appunto il video e il contenuto della borsa che lei utilizza per la sua piccola Giulia. E quindi vado a insomma farvi vedere come mi sono organizzata. Voglio fare una premessa. Inizialmente come borsa cambio utilizzavo la borsa del trio della Sipex, quindi era una borsa grigia. Questo qui è il modello che utilizzavo precedentemente, quindi è il modello che arriva incluso nel trio. Bello capiente, ragazze, l'unica pecca è che appunto era una tasca unica, cioè un cascone unico, quindi per ritrovare facilmente le cose dovevo organizzarmi in pochettine. Poi cosa è successo? Ad agosto siamo partiti per le ferie e abbiamo acquistato su Amazon una, diciamo, borsa cambio più piccolina. Per quale motivo? Perché ci serviva fondamentalmente per i giorni di escursione. Abbiamo fatto una bellissima vacanza e trovate insomma i vlog nel canale e vedete anche l'azione, insomma, questa borsa. In pratica cercavamo una borsetta cambio che si potesse attaccare lo zaino d'escursione, quindi dove era che portava appunto Emanuele con Niccolò sopra, e dietro, insomma, volevamo qualcosa che si attaccasse dietro per mettere appunto tutto il necessario per il bimbo. Da quel momento, ragazzi, quella è diventata la nostra borsa cambio per Niccolò. Ci siamo trovati veramente molto molto bene utilizzandola in questa maniera e con le cose insomma essenziali all'interno, e quindi niente, alla fine è rimasta quella. Parto subito, vi mostro il modello perché ci siamo trovati veramente molto bene e se vi può far piacere, vi può essere utile, sotto nel box informazioni vi lascio il link al prodotto su Amazon. La borsetta in questione, quindi la borsa cambio attuale di Niccolò, è questa qui, in queste dimensioni. Ci siamo ridotti parecchio, ma devo dire che siamo contenti perché ho messo tutto il minimo indispensabile, cioè però c'è tutto quello che ci serve in questa borsettina qua. Io l'ho presa di questo color grigio, ragazze, perché il passeggino leggero di Niccolò, che è sempre un modello Sipex, è di questo colore, quindi mi piaceva ordinare una borsa che poi attaccata al passeggino fosse insomma carina, ecco, coordinata, quindi semplicemente per questo, ma era appunto presente in diverse colorazioni. La cosa interessante di questa borsa è che può essere chiusa, diciamo, in due diversi modi: o così, quindi con questa tracollina da attaccare appunto al manubrio del passeggino, che può essere regolabile, quindi se dovete mettervela poi in spalla a tracolla potete aumentare appunto la fascia. In alternativa potete appunto slacciarla e si va a chiudere qui sulla laterale, quindi forma questi due cerchi, quindi potete decidere voi come attaccarla insomma al passeggino. E questo fatto di queste cinghie ci è stato anche comodo appunto per adattarla allo zaino, diciamo, da escursione, e insomma siamo rimasti soddisfatti e molto comodi per quel tipo di esperienza, ecco. Partiamo subito, ragazzi, è una borsa semplicissima, grigia, abbastanza capiente, presenta una tasca unica con una taschina insomma interna qui sopra, poi ha questa tasca qua dove noi teniamo sempre la bottiglietta di Niccolò, quindi quando andiamo in giro Niccolò beve in queste bottigliette della San Benedetto, quindi gli compriamo queste bottigliette qua e invece di portare dietro i bicchieri insomma che lui utilizza magari qui in casa per bere l'acqua, beve direttamente dalle bottigline, e questa è una misura perfetta per questo tipo di prodotto appunto. Poi questa qui è un'ulteriore sacca, vedete questa zip, perché è concepita come tasca porta salviettine, quindi voi mettete le salviette qua all'interno e da questa zip le estraete. Io invece insomma ho voluto sfruttarla come semplice tasca, quindi tengo la zip chiusa in modo che non fuoriesca nulla, e all'interno sono andata a mettere alcune cose, anche qua veramente il minimo indispensabile. Porto
due prodotti anti zanzara che sono sia lo spray, questo qua della Chicco, e sia i cerottini, questi della Cerotto, che abbiamo, insomma, applichiamo sui vestiti di Niccolò quando c'è necessità. E quindi invece di portarmi tutta la scatola come facevo prima, mi porto una quantità più piccolina, e che poi quando finisce vado a, diciamo, a rinnovare all'interno. Poi in questa tasca ho semplicemente dei fazzoletti, quindi fazzoletti semplicissimi che possono servire anche a noi. E come ultima cosa, ragazzi, ho la catenella, questa qua portaciuccio per i ciucci della mamma, che sono i ciucci che utilizza appunto Nicolò. Passiamo poi alla tasca grande, che è questa qui, che adesso vado a mostrarvi. Allora, ho sempre all'interno un cambio per lui, appunto per Nicco, diciamo, per lo più di body pulito e una maglietta, in questo caso una magliettina a maniche corte, appunto, pulita. A volte magari vado a inserire un altro pantaloncino, a volte se magari sta qui in corto metto un cambio lungo, quello poi lo decido di volta in volta in base all'uscita che facciamo, quanto tempo stiamo fuori, quali sono le temperature. Poi nella taschina interna, perché c'è una retina interna, vedete, andrò semplicemente a mettere la crema per il cambio. E devo aggiungere un piccolo bagnoschiumino che mi porto sempre dietro per eventuale necessità di dover lavare il bambino, ma proprio una versione piccolina per mettere, appunto, ripeto, il minimo indispensabile. Dopodiché, ragazze, mi sono organizzata in questa maniera, quindi in queste bustine qua, che sono quelle che ho utilizzato anche per i cambi dei colori ospedale, che sono quelli della Teddy Bag, vado a mettere solamente i pannolini da portarmi dietro. Ne metto un tot quantità che possono servirmi, e poi quando finiscono vado a sostituirli, insomma. Poi, altra cosa che vado a portare, logicamente, sono le salviette umidificate, appunto, per il cambio pannolino di Niccolò. Altre due cose che vedete qui all'interno sono due mussoline, perché vado ad utilizzarne una come telo di appoggio quando devo cambiare il bambino, quindi che sia a casa di qualcuno, che sia in ristoranti, centri commerciali che magari hanno i fasciatoi, io vado sempre a mettere un telo mio di base, poi appoggio Niccolò, volendo anche quello incerato che era uscito con un set di mustela, volendo posso, diciamo, alterno questo tipo di soluzione di appoggio. Un'altra mussolina invece la tengo per utilizzarla tipo lenzuolino, copertina, naturalmente in questo periodo più caldo, dove magari, ecco, entri in un centro commerciale o anche semplicemente al supermercato e se il bimbo magari dorme sul passeggino posso coprirlo con qualcosa di leggero che però, insomma, un po' lo copra. Naturalmente poi più entreremo nel freddo, più la copertina sarà più spessa. Un'altra cosa che vado a portare sono i bavaglini, che tengo sempre di scorta, uno o due pezzi, insomma, all'interno della borsa cambio, così come di recente anche un paio di calzini in più. Un'altra cosa che vado sempre a portare e che ho sempre dietro sono dei ciuci di ricambio, che adesso vedete vuoti, però io in questa confezione, che sono le confezioni della MAM dove vengono venduti i ciucci, tengo sempre due ciucci puliti con me, perché così se perdiamo il ciuccio, se cade a terra, posso appunto dargliene uno nuovo se ce n'è necessità. Un'altra cosa che tengo nella taschina davanti, ma che devo ricomprare, ragazze, perché l'ho finito, quindi la tengo in questa taschina qua, sono le salviette, quelle igienizzanti per i ciucci. Tendenzialmente, come vi ho spiegato, porto sempre il ciuccio sostitutivo, quindi poi torno a casa e metto, insomma, a bollire il ciuccio, però per necessità, diciamo, estreme, ho anche le salviettine, ne ho provate diverse, tra cui anche quelle della Chicco, insomma,
le porto sempre dietro. Poi, a seconda se magari usciamo e capita nell'uscita, insomma, mattutina o pomeridiana, la merenda di Niccolò, porto dietro qualcosa da dargli, che può essere appunto i fruttini questi qua, che sono pratici quando siete in giro, perché sono composti da 100% appunto frutta e sono molto comodi, oppure insomma qualsiasi altro tipo di cosa che può far piacere a Niccolò. E poi ragazzi abbiamo sempre un pacchettino di queste diciamo puff della Plasmon che piacciono moltissimo a Niccolò. Anche queste ragazze non sono fritte, come ingredienti hanno semplicemente, che ne so, in base a come è fatto, non so, farina di mais, farina di miglio, insomma in base a che tipo di gusto è il prodotto. E quindi questo, ragazzi, è semplicemente il contenuto della borsa. E devo dire, ragazzi, mi trovo veramente, ci troviamo veramente benissimo, comodissimi. Non è enorme, appoggiata appunto sul passeggino, c'è tutto l'indispensabile che pian piano viene rifornito quando poi si torna a casa per il giorno successivo se c'è necessità. Anche se comunque è abbastanza capiente, i pannolini non è che li finisco quando sono in giro. Diciamo è abbastanza capiente da poter permettere di portare anche una discreta quantità di pannolini. Ah, volendo, se vi può servire, dietro c'è una taschina non chiusa, quindi senza zip. Poi adesso ragazzi, appunto dove cominciano ad esserci temperature più fresche, soprattutto la sera, mi porto dietro, ma utilizzo la cesta sotto al passeggino, un giacchettino di questi qua. Che magari porto in più perché non sempre è necessario ancora, e poi una copertina. Questa qua è in cotone. Poi, quando sarà inverno, porteremo quelle più spesse di pile. Una cosa che mi sono dimenticata di mostrarvi è che all'interno della borsa cambio, questa qui, vado a posizionare anche delle salvettine igienizzanti della Napisan in questo caso, che vado ad utilizzare per magari pulire delle sedute appunto di dove magari può capitare che Niccolò si posizioni, o soprattutto i carrelli della spesa. Niccolò adora andare sui carrelli della spesa e quindi niente, prima di posizionarlo faccio sempre una passatina di questa salviettina, quindi è sempre all'interno della borsa. Questo è appunto il contenuto della nostra borsa cambio, quindi la borsa che appunto noi portiamo dietro quando usciamo e che se abbiamo appunto necessità di cambiare il bambino può essere cambiato senza problemi. Se poi usciamo quando capita il pranzo o la cena, quindi il pasto del bambino, portiamo un altro piccolo zainetto, un'altra piccola bustina, insomma un altro piccolo contenitore dove all'interno organizziamo il necessario per il pasto appunto del bambino. Poi dipende insomma dove andiamo, dipende come siamo organizzati, perché Niccolò comunque adesso comincio ad ordinare semplicemente una pasta in bianco, una pasta insomma al sugo se sono al ristorante, ecco. Però magari mi porto sempre dietro il thermos con l'acqua calda, il biberon e il latte, perché non si sa mai, abbia voglia anche di quello o magari in quel giorno decida di non voler mangiare, ecco. Quindi per poi il cibo, se c'è necessità, facciamo un altro tipo di contenitore. Spero di avervi mostrato, insomma, spero che questo video sia stato interessante di spunto per organizzare appunto le cose del vostro bambino. Devo dire che noi da agosto stiamo utilizzando questa misura di borsa cambio e ci stiamo trovando veramente benissimo, super super comoda, e ripeto, è stata molto comoda anche per quel discorso. Quindi se anche voi avete un zaino diciamo da escursione dove c'è sopra il vostro bambino e non è previsto nel vostro modello una sacca, un qualcosa da appendere dove mettere le cose necessarie del bambino, questa è un escamotage, insomma una soluzione veramente comoda. Ecco, quindi spero di avervi fatto vedere qualcosa di interessante e di utile da cui prendere appunto spunto. Vi mando un bacio grandissimo e vi ricordo di andare a curiosare anche il video di Annalisa, e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!